In occasione della festa di San Felice da Nicosia, la sezione locale della FIDAPA ha dato vita ad un'opera d'arte unica, un bozzetto dedicato al santo compatrono di Nicosia. Questo capolavoro effimero, realizzato nella piazzetta San Calogero, rappresenta un tributo creativo e devozionale alla figura di San Felice. Il progetto, ideato dalla professoressa Rita Scinardi, ha visto le socie FIDAPA impegnate per 2 giorni nella meticolosa composizione del quadro floreale. La FIDAPA si contraddistingue per questo, perché sulla scia di Nicosia in Viore usa fare omaggiare la città di bozzetti in occasioni particolari, e non potevamo esimerci in una occasione così importante come la festa di San Felice. È stato realizzato anche 2 anni fa un altro bozzetto. I lavori sono iniziati nel pomeriggio di sabato e si sono protratti fino alla mattina del 25 agosto, giorno della festa patronale. L'inaugurazione dell'opera è stato un momento di unione, condivisione e di riflessione sulla figura di San Felice. Alla cerimonia hanno partecipato le socie FIDAPA, guidate dalla presidente Lina Gurino, i membri della fraternita San Felice e una nutrita rappresentanza dell'amministrazione comunale, incluso il sindaco Luigi Bonelli. Durante l'evento, la professoressa Scinardi ha illustrato il significato simbolico e artistico del bozzetto, sottolineando come l'arte possa diventare un potente mezzo di espressione della fede e della tradizione locale. Abbiamo scelto come soggetto non il San Felice in cammino, ma il San Felice meditativo, con lo sfondo del mare, perché erano i suoi luoghi, anche Tusa. Questo simboleggia Tusa. Mistretta e Tusa erano i luoghi del suo cammino, tant'è vero che ogni anno viene organizzato un cammino che da Tusa, passando per Mistretta, arriva a Nicosia. La presidente Gulino ha evidenziato l'impegno della FIDAPA nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale di Nicosia, mentre il sindaco Bonelli ha elogiato l'iniziativa come esempio di collaborazione tra associazioni e istituzioni per la promozione del territorio. Questo evento non solo ha arricchito le celebrazioni in onore di San Felice, ma ha anche dimostrato come l'arte e la devozione possono intrecciarsi, creando momenti di bellezza e condivisione per l'intera comunità.